Oggi coniglietto ferma tovagliolo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un altro video dedicato alla Pasqua, un altro video super low cost. Mi sono impegnata a farvi fare una Pasqua a costo zero. E allora, oggi un video veramente, veramente carinissimo, un fermatovaglioli che nasconde anche un piccolo pensierino per i nostri commensali. Prima però permettetemi di ricordarvi che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri, Il ricettario dell'arte, il primogenito, il libro in cui io custodito tutte le mie ricette creative. Se volete creare un qualsiasi colore ad olio, ad acquerello, a tempera, ad acrilico, come volete, qui trovate la ricetta professionale per colori dalla durevolezza meravigliosa e dalla resa fantastica, così come anche tante paste modellabili, medium, gli stucchi, tutto quello che desiderate creare da soli lo trovate qui all'interno del ricettario dell'arte. E poi vi aspetto anche con il grande libro del colore, il mio secondo genito, il libro in cui ho custodito tutto il mio sapere sul colore, come creare le tinte, come creare tantissime tinte partendo dai colori primari, ma anche come scegliere le atmosfere in base all'adattamento cromatico, oppure come interpretare il colore, il perché ci piace un colore piuttosto che un altro, ma anche come utilizzare il colore per veicolare i messaggi che vogliamo e non esserne vittima. E allora, tutto sul colore all'interno di questo mio libro. Vi aspetto in tutte le librerie, sia fisiche che online. Entrambi i libri sono editi dalla Gribaudo. Voi lo sapete, vi aspetto in tutte le librerie, ma adesso vi porto con me sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri coniglietti pasquali, segna posto se vorrete, ma sicuramente cadeau porta ovetto. Cominciamo subito. Occorrente: un paio di forbici, una penna nera, un pennarello bianco, una matita, un'anima di carta igienica o un rotolino fatto da voi a mo' di rotolino di carta igienica per ogni coniglietto, un pezzettino di rotolino di queste dimensioni, insomma un 2 cm di larghezza, un pezzettino di tela, stoffa, qualunque stoffa voi vogliate mettere per adornare il vostro coniglietto, e un laccetto che stia bene in pandan, delle ovette, io queste buonissime, e poi un pompon piccolo per ogni coniglietto, è un mezzo pompon, diciamo così, quindi io ne ho uno per due coniglietti, un po' più grandi di quegli altri. Iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo il nostro rotolino e schiacciamolo così, quindi creiamo così la testa facendo un ovetto, quindi facciamo così proprio un ovetto. Ok, un ovetto qui e un ovetto anche qui, facendo attenzione che il laterale di questo ovetto vada a toccare il margine e che la base di questo ovetto vada a toccare il margine. Visto? Così. Ovetto numero 1 che sborda leggermente, ovetto numero 2 che sborda dalla parte finale, zampina e zampina. Lo disegno anche su questo e forse si vede meglio. Allora, schiaccio il rotolino, ok? Quindi 1 e 2. Zampina e zampina. Ritagliamo le sagome. Ed ecco qua quello che abbiamo. Ok? Da questo cartoncino ricavo
le orecchie del mio coniglietto. Voilà, una e due. E da quest'altro cartoncino o da quello che vi avevo fatto mettere da parte, le orecchie per l'altro coniglietto, già che queste mi sono venute tanto carine, le ricalco. Prendiamo adesso l'orecchio del mio coniglietto e ritagliamo così una parte che abbia più o meno la stessa forma, così, ma un po' più piccola, e appiccichiamola. Scusate ragazzi, appiccichiamola così. Quindi colla e andiamo, voilà, a fermare. E una volta fermata la stoffa possiamo ritagliarla anche meglio, tanto lei oramai è incollata e la trama non si apre più. E adesso cominciamo. Come prima cosa uniamo i piedini con un punto di colla, quindi uno qui e uno qui, voilà, e li teniamo belli fermi con una mollettina. Quindi mettiamo un orecchio da una parte così e un orecchio dall'altra così. Mettiamo un po' di colla sul pompon così e poggiamo qui il nasino, tac, in modo che stia bene perfetto, bello inserito da ambo i lati così. Pratichiamo un leggero taglietto bagnando di colla il culetto del coniglio. Inseriamo il nostro pompon. Se vi piacciono potete anche utilizzare gli occhietti che si muovono, ma in questa composizione io non li amo particolarmente. Quindi preferisco fare un occhietto così, guardate, uno e due, voilà, molto più semplice, basico. Quindi arco in avanti e pallina, e così fare anche i baffetti, 1 2 3. A questo punto i piedini spero si siano asciugati, voi aspettate un po' di più. Prendete il vostro ovetto, quello che avete scelto da far portare al vostro coniglio, e mettete due punti di colla sulla carta. Fate attenzione naturalmente che la colla non vada sull'ovetto, quindi allargando leggermente inserite l'ovetto così tra le mani del coniglietto e voilà, il nostro coniglietto porta uovo, è bello e pronto per essere regalato. Facciamo anche l'altro, che carino. Ed eccoli qui i nostri porta tovaglioli di Pasqua. Poi così inseriamo il nostro tovagliolino e voilà, guardate che meraviglia. Ora ditemi se non sono troppo carini. Se volete dare quel quid in più per la vostra Pasqua, vi consiglio anche di aggiungere un laccetto. Voilà, ed ecco i nostri portatovaglioli pasquali con i coniglietti di cartoncino. Non sono troppo bellini e a fine pasto c'è anche il dolcino allegato.
Io li trovo deliziosi. Fatemi sapere se vi piacciono lasciandomi un pollice in su. E noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Ora ditemi se non sono deliziosi, troppo carini anche per il pranzo di Pasquetta, quello della scampagnata. Easy, low cost, veramente senza impegno, ma con una cura, una delicatezza e una carineria che lasceranno i vostri commensali di stucco. Come con poco fare tanto. Fate un fermatovaglioli, un decoro per la tavola e un piccolo cadeau da fine pasto con l'ovetto di cioccolato, che tutti i vostri commensali non avranno il coraggio di mangiare per non rovinare il segnaposto. Ma voi lo potete dire, non vi preoccupate, staccatelo e poi ne riappiccicate uno nuovo, perché i segni a posto possono essere utilizzati più e più volte. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su pasquale e soprattutto venitemi a trovare su tutti i miei altri social. Ombretta e due cuori una cappa sono i miei canali su YouTube, uno di lifestyle e uno di cucina. E poi vi aspetto anche su tutto il mondo social di Arte per Te. Allora, vi aspetto su Instagram, vi aspetto su TikTok e vi aspetto anche su Facebook. Pennello bianco su fondo rosso, il vostro mondo di Arte per Te vi attende un po' dappertutto. Ora non mi rimane che salutarvi e andare a creare tanti altri portatovagliolo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!